cartone a mare, abbiamo vicino a noi il sindacalista regionale della CGIL Nicola Primavera, nativo di Ortona, una vita nel sindacato. Benvenuto al nostro personaggio di Ortona, Nicola Primavera. Grazie Tommaso, sono molto contento di essere qui al castello, questo è il quartiere dove io sono nato. E per fare una battuta, a Pescara mi dicono: tu sei sempre molto bravo, hai un solo difetto, l'accento ortonese. E io mi sento ortonese a tutti gli effetti. Un senso di appartenenza. Ma quando viene ad Ortona, visita questo bel castello, che all'inizio quando si entra non troviamo più il cestino per buttare la carta, eppure si dice che i cittadini sono incivili. Ma io ho un sentimento di grande tristezza, perché naturalmente cerco di valorizzare sempre la mia città che è Ortona, e la ristrutturazione di questo castello è stato un fatto eccezionale, importante, però non posso non condividere il tuo giudizio. Andrebbe molto ben curato, molto ben manutenuto, molto ben valorizzato, perché potrebbe essere veramente un importante biglietto da visita per questa nostra città. Dal castello guardando il porto, il futuro del porto passa per il dragaggio, il fondale troppo basso. Ma guarda, il porto di Ortona qualche decennio fa fu definito porto regionale, quindi secondo me è una importante struttura per lo sviluppo della città e del territorio, soprattutto al servizio dell'area industriale della Val Pescara, segnatamente della Sevel, e quindi le scelte anche sul futuro di questo nostro scalo deve essere indirizzata a questa prospettiva. Lei vive insieme ai lavoratori, ai problemi dei lavoratori, dei disoccupati, degli inoccupati, degli invalidi civili che si rivolgono alla struttura del patronato ILCA di Pescara. C'è qualche possibilità di sviluppo per trovare il nuovo lavoro? Ma io penso che l'industria sia sempre una cosa importante, la scelta importante, fondamentale per la nostra regione, per il nostro territorio, anche per Ortona. Io credo che l'area industriale di Ortona vada essenzialmente rivalorizzata. Io personalmente mi posso fregiare di aver contribuito, per esempio, a far venire qui ad Ortona la Dececco, firmando a suo tempo il trasferimento dallo stabilimento di Pescara qui ad Ortona, che oggi è una realtà importante nella zona di Caldari, con momenti di ulteriore sviluppo per il lavoro e per l'occupazione. Le ultime notizie continuano ad essere negative. La chiusura quasi totale della CMTI che collaborava con l'ENI. L'ENI ha tagliato i contributi. Ma io credo che sia sbagliato non aver aperto un tavolo di confronto con l'ENI. L'ENI è una grande realtà energetica e industriale di questo nostro paese, ha dato molto a questo territorio. Secondo me, io pure posso dire di sentirmi ambientalista, però il passaggio dall'economia del petrolio a quello ecosostenibile ha bisogno anche di momenti intermedi e soprattutto di uno sviluppo occupazionale importante. Nicola Primavera, Ortona sembra essere il paese del no, no a Ombrina, no al centro olio. Lei cosa ne pensa? Ma io penso che erano scelte che andavano su Ombrina, io pure sono assolutamente contrario, però sul centro Oli credo che la scelta andava meditata con molta più ponderazione. Penso che il centro Oli di Viggiano sia lì a dimostrarci che ci può essere compatibilità tra le attività del petrolio e anche le attività ecosostenibili e anche lo sviluppo e l'occupazione, quindi non vedo perché cose che per la Basilicata possono essere utili e importanti, per l'Abruzzo no. I giovani non trovano prospettive di lavoro, il governo punta sempre sui soliti 6 mesi di apprendistato che alla fine non trovano comunque lavoro nelle aziende che lo ospitano. Ma io non penso che la deregulation contrattuale e normativa del mercato del lavoro abbia portato più occupazione. La CGIL ha lanciato il referendum, prossimamente gli italiani saranno chiamati a pronunciarci sulla nostra carta dei diritti. Io penso che si possa mettere insieme una maggiore occupazione con maggiori diritti nel mondo del lavoro. 300 giovani di Ortona hanno trovato lavoro all'estero, fuori da questa città, un impoverimento. Ma io sono, nella mia famiglia ci sono stati gli immigrati, io ho degli zii che sono andati in Argentina, c'ho una zia che è andata in provincia di Mantova, mi ricordo quando accompagnavo i miei parenti qui alla stazione di Ortona che partivano per il nord,
e quindi l'immigrazione è sicuramente un fenomeno triste che impoverisce il territorio e noi non ci possiamo permettere né a Ortona né alla nostra regione né in Italia di perdere i migliori cervelli. Infanzia ad Ortona, gli anni 70, fine anni 70 le radio spopolavano Ortona, Punto Radio aveva il notiziario di eccellenza, lei conduceva il notiziario, bei ricordi. Senz'altro, io... Ricordo quel periodo come la mia grande università della vita, sia politica che sociale che culturale, quindi ho appreso molto e mi è servito molto anche nel mio percorso di carattere sindacale, sia a livello regionale che a livello nazionale, quindi sono bei momenti che ho sempre stampati nella memoria e nel mio cuore. La politica si faceva anche sul campo, con i manifesti, con gli sflottò, le cose si dicevano alla luce del sole, ora le notizie non trapelano. Ma prima c'erano le sezioni, io mi ricordo che partecipavo alle sedute del Consiglio Comunale da giovane fino a tarda notte. Il Consiglio Comunale era un Consiglio Comunale molto vivo, dove c'era grande dibattito, grande scontro, anche civile, culturale, grande impegno per la città, ma anche abbiamo avuto importanti realizzazioni, insomma, abbiamo avuto amministrazioni che hanno segnato la storia di questa città, abbiamo espresso personaggi politici di notevole rilievo, io penso uno per tutti al compianto Nino Pace. Ortona tra 6 mesi tornerà nuovamente alle elezioni amministrative, lei come vede di buon occhio come futuro sindaco di questa città? Ma io penso che le prossime elezioni siano un'occasione straordinaria per la città di Ortona. Vorrei che si impegnassero le energie migliori. Io nel corso della mia attività ho incontrato molti ortonesi in giro per l'Italia, anche per il mondo, in grandissimi posti di responsabilità. Vorrei che fossero anche loro impegnati in questa occasione. Le forze politiche dovrebbero fare appello alle migliori energie per risollevare questa città e per quello che mi riguarda, a circa 63 anni sono a disposizione per dare un contributo sulla base della mia esperienza di vita, della mia esperienza sindacale e sociale. Grazie per la conversazione, vogliamo approfittare per dare gli auguri di buone feste alle persone che ci seguono nel web, anche oltreoceano, parenti che vivono anche all'estero. Un'occasione per salutare tutti tramite Ortona Notizie. Grazie e tanti auguri a tutti i nostri concittadini, a tutta la comunità ortonese sparsa nel mondo, a tutti gli abruzzesi, a tutti i giovani, gli italiani e molte grazie a te Tommaso per avermi dato questa importante opportunità. Buona festa.